Una bella giornata, un caro saluto a tutte e tutti. Questa breve registrazione è semplicemente perché voglio rispondere a quelli che spesso mi chiedono: sì, ma tu chi sei? Che importa saber chi soy, di donde vengo, di donde voi? Che importa saber chi soy, di donde vengo, di donde voi? Cioè, che mi importa sapere chi sono, da dove vengo o dove vado? Non è questo importante. Quello che è importante è che, come dico sempre, sarebbe guardare dentro di voi, sentire dentro di voi. Vi lascio poi una pagina dove, di un vecchio giornale, adesso sono fuori, non ricordo esattamente la data, però in una delle prime interviste sui giornali che diceva Nikola Tesla, era rivolta soprattutto ai loro colleghi che si lamentavano, dove dicevano che lui sbagliava le sue... È bellissimo con la neve, non so se vi rendete conto, è stata una bellissima nevicata e si sta sciogliendo adesso, dove diceva che praticamente, cioè, i suoi colleghi, non dico che lo insultavano, ma dicevano che lui non rispettava quello che erano, non è la traduzione esatta, è quello che ricordo, non rispettavano quello che avevano imparato sui libri. E lui ha replicato dicendo: guardate che io ho studiato molto bene, ero un ottimo studente, un'ottima persona, però a furia di ascoltare gli altri mi sono riempito la testa e non ottenevo nessun risultato. È stato solo quando ho cominciato a pensare da me stesso che allora sono riuscito a portare avanti i miei esperimenti. Questo per dirvi che anche Tesla diceva di pensare da soli, non sempre rifarsi a quello che gli altri dicevano, perché quello che gli altri dicevano, ad esempio nei giorni scorsi, dove c'è stata una riunione mondiale degli economisti e delle persone più importanti del mondo, fra cui Schwartz, il quale, oltre a replicare che siamo nella quarta generazione industriale, ma questo solo perché ha scritto il suo libro e deve venderlo, ovviamente, ai beccaccioni che continuano a guardarsi e a nutrirsi delle informazioni dei media, il quale ha detto che, sempre Schwab, vi lascio poi il link perché c'è anche il video su YouTube di ben oltre 8 ore, adesso non ricordo, dove c'è stato l'alternarsi di tutte queste persone, il quale ha parlato dei disagi che sta portando, che ha creato il Covid, dei disagi che ha portato il conflitto, sta portando il conflitto. Pertanto questo, pensate un po', secondo lui, per metterci paura. A proposito di conflitto, proprio pochi giorni fa John Biden ha detto che bisogna creare il nuovo ordine mondiale per difendersi. Vabbè, stavo dicendo, e adesso ho perso anche il filo, che oltre a questo Schwab ha anche detto che questo porterà a dei pericoli per quanto riguarda l'energia, che avremo dei blocchi, lo ha detto chiaramente, pertanto porta avanti, mette le mani avanti. Ma la cosa più, secondo me, più inquietante, è bello vedere camminare perché non vedo bene quello che devo fare e sto aspettando che mi si ripristini per l'ennesima volta il mio Mac, perché chissà perché ogni tanto arriva qualcosa che lo blocca. Vabbè, mistero della fede. Stavo dicendo che oltre a questo ha partecipato anche una certa Pippa Mailgrave o simile, chiedo sempre scusa se i nomi non li ricordo, ma che importa, la quale ha affermato che bisogna prossimamente usare solo la moneta digitale.
Pertanto con questa moneta digitale, guardate che è stato un forum importante, io non so quanto i nostri media ne hanno parlato, ma è stato il 29 e il 30 marzo scorso. E stanno già dicendo quello che fanno, tranquillamente. Chi? Delle persone che si sono autoelette, delle persone che nessuno ha votato e che stanno decidendo fra loro. A proposito, chi è questa Pippa Malgrave o Malgrave? Non lo so. Pensate che oltre a essere un'esperta economista, era anche la consigliera di Bush. Vi dice niente questo? Collegate i puntini. Illuminati. I am illuminato. Oh sì, sono io. Ho pagato per diffondere le notizie. Quelle che mi dicono i miei capi. Quelli che stanno non lassù in cielo, ma dietro le spalle. Pronti a... Ah! Buona giornata a tutte e tutti. Spero di montare il video anche con qualche altro computer vecchio, magari, così vi rallegro. Divertitevi, state bene. Cominciate a pensare voi stessi, staccate, spegnete i televisori, ok? E smettete di lasciarvi influenzare dalle paure. Le paure che vi stanno mettendo dentro. Si scioglierà tutto. Arriverà il diluvio universale. Spegneranno le luci. Non avremo più l'energia per far funzionare TikTok, per far funzionare WhatsApp, Telegram. A proposito, non pensate che Telegram sia una piattaforma libera, perché vi state illudendo anche qui, anzi è servita molto per cominciare, per tirar su i numeri. Io sto guardando dalla parte opposta, è meravigliosa, ma non ve lo voglio far vedere. Andate fuori, andate a cercarveli, ok? Wow, Dino, come sei cattivo, però sì, quando serve sono anche cattivo. Beh, dai, una piccola sbirciatina, giusto per... Ta-ta-ta! E la neve bussò. No, arrivò in silenzio. Anche voi state in silenzio e cominciate ad assaporare le emozioni che avete dentro. Buona domenica. Che importa saber chi soy, ni donde vengo, ni donde voy. Che importa saber chi soy, ni donde vengo, ni donde voy.